Buonasera a tutti, ovviamente non posso che iniziare a ringraziare come sempre tutti voi che ci regalate questo valore e questo entusiasmo ad ogni appuntamento. Io cercherò di essere brevissimo perché siamo in tanti qui al tavolo dei relatori, ma soprattutto perché siamo qui per ascoltare il nostro sindaco, colui che ci traghetterà in questa nuova vincente battaglia politica che avrà come risultato, ne sono certo, la vittoria. Ne faccio un elenco velocissimo soltanto di alcune cose perché lascerò poi al sindaco entrare nel dettaglio di tutto quello che abbiamo fatto. Prima Antonio ricordava benissimo la raccolta differenziata, noi siamo stati premiati come città, prima città di Ciclona, e appena ci siamo insediati come questa amministrazione abbiamo visto la nostra città, ci siamo subito rimboccati le maniche e grazie al lavoro di questa amministrazione, grazie al lavoro della Federa Lavoro, ma soprattutto grazie all'impegno di tutti voi, di tutti noi, siamo riusciti ad avere oggi una città Bacoli pulita. Abbiamo avviato la destagionalizzazione che dà la possibilità agli stabilimenti balneari di poter restare aperti anche nel periodo invernale, e questo è un ringraziamento va anche all'assessore, ai consiglieri regionali della giunta Caldoro che hanno dato questa possibilità e ci hanno creduto. Abbiamo avviato la regolarità contributiva e quindi siamo qui in campo per continuare a svolgere l'ottimo lavoro fatto in questi 5 anni di amministrazione. Siamo in campo perché non ci mettiamo paura nei confronti di chi per 5 anni ha alzato una gioiosa macchina di fango contro questa amministrazione. Siamo in campo perché abbiamo deciso di affrontare tutte le difficoltà, ma sempre cercando la soluzione, in modo compatto per il bene di Bacoli. Siamo in campo perché amiamo Bacoli, amiamo la nostra gente, amiamo i nostri giovani, amiamo i nostri luoghi, amiamo i nostri affetti e non la lasceremo mai nelle mani di chi con Bacoli non ha nulla a che vedere e di chi promette giovani e visioni effimere. Perciò avanti tutta con il Mario Scano sindaco e come dice il nostro manifesto, vinciamo insieme! Grazie al Presidente del Consiglio. Prima di passare la parola al prossimo relatore.